Buonasera e benvenuti al nostro TG che apriamo con la cronaca. Si è presentato al comando della Polizia Municipale di Arezzo il conducente del furgone investitore di un bimbo di 7 anni. Il fatto è accaduto a Olmo. È un operaio di 50 anni, residente fuori Arezzo, il conducente del furgone che questa mattina, poco dopo le 7.30, avrebbe investito un bimbo di 7 anni lungo la regionale 71 ad Olmo, alle porte di Arezzo. L'uomo si è presentato nel pomeriggio presso il comando della Polizia Municipale di Arezzo. Qui avrebbe riferito di essersi allontanato perché non si sarebbe accorto di aver investito il bambino, poi trasferito in codice giallo con l'eli soccorso Pegaso al Maier di Firenze. Le ricerche per individuare il conducente del mezzo erano partite subito, coordinate dalla Polizia Municipale di Arezzo, coadiuvata dai colleghi di Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana, visto che alcuni testimoni avevano riferito che il furgone si era diretto verso Cortona. Il cinquantenne è stato denunciato per omissione di soccorso. E per quanto riguarda la sicurezza sulla regionale 71 si segnalano alcuni interventi. Il vicepresidente del Consiglio regionale toscano, Marco Casucci, afferma che è necessario passare dalle parole ai fatti, ognuno si assuma le sue responsabilità e si eviti un improduttivo scaricabarile. Il Comitato Sicurezza 71 afferma che la serie di incidenti accaduti lungo questa strada impongono un impegno comune per garantire la sicurezza. Morte di Elenia, il GIP Giulia Soldini ha deciso per il proscioglimento dell'unico imputato. Il quarantenne aretino che guidava la macchina scontratasi con la giovane è stato assolto, secondo le motivazioni della sentenza, perché il fatto non costituisce reato, accolta la perizia della difesa, secondo cui soffriva di colpi di sonno legati a una patologia. È stato assolto dall'accusa di omicidio stradale l'uomo alla guida dell'auto che nel novembre del 2019 travolse e uccise Elenia Rapini, anche lei a bordo della sua auto in zona Ristradella. La sentenza è arrivata in tarda mattinata. Noi siamo sconcertati dal momento che avevamo evidenziato con le nostre memorie e con la consulenza che abbiamo fatto preparare dal professor Todisco di Perugia che l'imputato quel giorno era sotto l'effetto di un potente sonnifero, il dell'orazepam, e per cui l'incidente è stato causato verosimilmente dall'assunzione di questo farmaco e non dalla patologia. Ad ogni modo noi non ci rassegniamo, faremo un'istanza al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze affinché faccia l'impugnazione avverso la sentenza. Fuori dal Tribunale di Arezzo era presente il padre della giovane scomparsa prematuramente. Arrabbiato e commosso ha ricordato la figlia. Qual è il suo commento? Io sono rimasto molto deluso, credevo nella giustizia e penso che ora ci ripenso due volte prima di credere alla giustizia. La memoria che si aveva portato noi dal nostro consulente, professor Todisco, credo che non l'abbiano neanche letta, perché se la leggevano penso che qualcosa cambiava. Ci diceva prima, attendendo la sentenza, che continuerà delle attività benefiche per ricordare Elenia. Sì. Sì, faremo delle donazioni all'Iposi, al Canine d'Arezzo. Anche Arezzo piange la scomparsa di Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Sassoli aveva 65 anni, era molto legato alla provincia di Arezzo per ragioni familiari e di presenza politica. In Toscana, piuttosto che dire stava male, si sarebbe detto stava poco bene, nella speranza che riuscisse a superare il momento difficile. E lui toscano lo era davvero, non solo per essere nato a Firenze, ma per avere stretti legami con la stessa provincia di Arezzo, in particolare con il Casentino. Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo in carica e per molti anni popolarissimo conduttore del TG1, è morto la notte scorsa a 65 anni. Negli ultimi tempi aveva avuto diversi problemi di salute e dalla fine di dicembre era ricoverato all'ospedale oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, per un disturbo al sistema immunitario. Un giornalista appassionato, un presidente del Parlamento europeo molto apprezzato. Giornalismo e politica, da intendere in chiave europea, erano le sue passioni. Sassoli era molto legato alla provincia di Arezzo. In queste immagini lo vediamo solo pochi mesi fa, ad agosto, a Renzino, vicino a Foiano, dove venne a sostenere la candidatura di Enrico Letta alle elezioni suppletive nel collegio Siena-Arezzo.
Lui stesso era stato eletto nel 2009 e poi nel 2014 nella circoscrizione dell'Italia centrale. Sassoli, nato a Firenze, aveva come detto grande familiarità con il Casentino, vallata con la quale aveva legami familiari e di parentela. Per anni è stato anche componente del comitato scientifico del premio Cultura della Pace Città di San Sepolcro, a riprova ulteriore che, pur avendo lasciato la Toscana, aveva sempre conservato uno stretto rapporto. È anche per questo che nella nostra terra si vuole ricordare il grande giornalista e il grande rappresentante delle istituzioni. Veniamo all'economia. È stato un incontro interlocutorio quello che si è tenuto oggi al Ministero per la vertenza FIMER di Terranuova. La proprietà ha dichiarato in tale sede che, sebbene sia stato attivato il concordato in bianco, vuole arrivare alla ristrutturazione del debito nei 120 giorni concessi dal Tribunale di Arezzo. Sul fronte della produzione, l'azienda ha assicurato che già dalla prossima settimana dovrebbero riaprire le linee e ripartire le linee almeno al 50%. Si conta infine di riuscire a chiudere con un nuovo investitore entro febbraio. Il tavolo con il Ministero è stato aggiornato e una nuova riunione si terrà fra 15 giorni. Apriamo adesso la pagina riguardante la sanità. Salgono a 57 i ricoveri per Covid dall'ospedale San Donato. Casi in 36 comuni della provincia. Tamponi autosomministrati non validi nel tracciamento. L'ASL sferza le farmacie. Caricate positivi in fretta e non giorni dopo sul sistema e invita i cittadini alla verifica. Salgono i ricoveri al San Donato di Arezzo, oggi sono 57, di cui 49 in area Covid e 8 in terapia intensiva. Su 8.951 tamponi effettuati in provincia, 3.305 sono risultati positivi. La fascia di età più colpita è quella che va dai 50 ai 64 anni, con 335 casi. Nel capoluogo si registrano altri 339 positivi, mentre il virus è presente in 36 comuni. Sono oltre 8.000 le persone in isolamento curate dall'ASL a domicilio. Mentre sono 2.212 contatti di caso in quarantena, sempre nell'Aretino. Ai fini del tracciamento, fa sapere la ASL, non valgono i test autosomministrati a domicilio. Vanno bene solo quelli fatti o tramite drive-thru con la ASL o in laboratori privati o in farmacia. Nel caso si scelgano le farmacie, è bene accertarsi che queste registrino subito la prestazione sull'app in salute della Regione Toscana, unica possibilità per essere poi tracciati. Sembra infatti che alcune farmacie tardino a caricare i positivi sul sistema, con ovvi ritardi di tracciamento e giorni in più di isolamento da fare da parte di chi è diventato caso. È consigliato quindi che tutti i positivi, per avere la certezza di essere presi in carico, rispondano al questionario di autovalutazione sul portale Referti Covid o sul fascicolo sanitario, entrambi della Regione Toscana. Compilando il questionario di autovalutazione si può controllare se il proprio referto è stato caricato correttamente dalla struttura, tipo la farmacia, che lo ha eseguito. C'è poi un altro mistero tutto da chiarire, quello dei tamponi che compaiono misteriosamente su fascicoli elettronici di chi è in isolamento e che non può averli fatti. Una storia sulla quale starebbe indagando anche la Procura di Arezzo. Ancora la cronaca: nonostante fosse positivo in isolamento, un ventenne circolava liberamente in città. A fermarlo nel centro di Arezzo i carabinieri, che lo hanno denunciato per violazione delle regole anti-Covid e lo hanno riaccompagnato a casa. I controlli hanno riguardato strade cittadine e periferiche locali. Il direttore generale D'Urso, di rientro dalla pausa natalizia, spiega le novità sul tracciamento introdotte a partire da oggi dal presidente della regione Giani. Si esce dall'isolamento anche senza certificato, basta avere tampone positivo iniziale e negativo finale. Sulla carta, ma nei fatti? Siamo con il direttore generale della ASL, Antonio D'Urso. Ci sono novità importanti per quanto riguarda il tracciamento che potrebbero anche snellire le pratiche, direttore. Sicuramente l'obiettivo dell'ordinanza firmata ieri dal Presidente è quello di snellire e sburocratizzare la situazione che si era determinata a seguito dell'incremento molto importante del numero dei tamponi positivi che abbiamo registrato in Regione Toscana. Chi ha un tampone positivo ovunque fatto, quindi in farmacia, nelle associazioni di volontariato, nei drive-thru, ad eccezione dei tamponi fai da te, che in questo ragionamento non c'entrano assolutamente nulla, chi ha il risultato di un tampone positivo è automaticamente classificato dal sistema come caso e quindi i termini dell'isolamento decorrono da questa data. Le persone
che al termine dell'isolamento sono asintomatiche e hanno fatto un tampone che è risultato negativo, non mi riferisco al tampone fai da te acquistato nei supermercati o nelle farmacie. Allora, nel caso in cui una persona aveva prima un tampone positivo e poi un tampone negativo, deve avere il certificato di fine isolamento entro 24 ore. Se non lo riceve, perché la centrale di tracciamento non riesce, l'ordinanza stabilisce chiaramente che il certificato del tampone negativo insieme al tampone positivo e costituisce l'equivalente del certificato di fine isolamento. Le persone col Covid, ma asintomatiche o paucisintomatiche, potranno uscire nei termini minimi previsti dalla condizione di isolamento. E proseguono gli attacchi Novax. Attacchi Novax al sindaco di Cortona Luciano Meoni, mentre esprimeva solidarietà al vice sindaco di Arezzo Tanti. Centinaia di messaggi ripetitivi provenienti dalla galassia Novax. Anche il profilo Facebook del sindaco di Cortona è stato oggetto di un attacco. Ad essere preso di mira è stato il post con cui sabato scorso Luciano Meoni esprimeva la propria solidarietà alla vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti, a sua volta oggetto di contestazioni. L'episodio è iniziato ieri sera e a stamani sono oltre 2000 i commenti, alcuni dei quali gravemente offensivi nei confronti delle figure istituzionali coinvolte. Oltre a Meoni, i Novax si sono scagliati nuovamente contro Tanti con fotomontaggi recanti svastiche. Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine al fine di accertare le responsabilità. Un attacco vergognoso da parte di persone che non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia, dichiara il sindaco di Cortona. È da ieri sera che da profili falsi o creati ad hoc stanno commentando a ripetizione con frasi farneticanti e offensive. Mi auguro che gli autori di questo squallido teatrino possano essere identificati. Invitiamo ancora una volta i nostri concittadini, prosegue il sindaco, a vaccinarsi affinché si possa superare la pandemia ribadendo la fiducia nella scienza. E neppure il tempo di prendere atto degli attacchi Novax al sindaco di Cortona Meoni, che i Novax colpiscono anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e la senatrice Tiziana Nisini. Attacchi Novax nelle ultime ore anche al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e al sottosegretario al lavoro e senatrice Tiziana Nisini. Tocca a me ora esprimere solidarietà e vicinanza al mio sindaco Alessandro Ghinelli, al sottosegretario Tiziana Nisini, a cui sono legata da vecchia sincera amicizia, e al sindaco di Cortona Luciano Meoni, ha detto il vice sindaco Lucia Tanti, primo obiettivo dei Novax. I tre sono stati oggetto in queste ore di intimidazioni e aggressioni nei loro profili social a firma dei soliti gruppi Novax, ha commentato Tanti. Credo proprio che abbiano sbagliato persone. Continueremo a fare da argine a stili, comportamenti e parole che non meritano né rispetto né la minima tolleranza. Noi lo faremo a volto scoperto. Ora, se hanno il coraggio, anche loro tolgano la maschera. Sono in corso indagini su tutti gli ultimi episodi. Parliamo ancora di sanità, ma in una chiave diversa, in una veste diversa. Paola e Rossanina sono due donne forti e positive, trapiantate al fegato dopo anni o mesi di attesa. Ma dicono, la cosa che conta è sapere che al San Donato c'è un pool di esperti che con cura e professionalità si prende cura di noi. Vediamo questa storia. Due donne coraggiose, due fiori d'acciaio che sono sopravvissute a due malattie epatiche molto gravi e sono state seguite egregiamente dal nostro sistema sanitario. Vi siete operate a Pisa, siete riuscite ad avere il trapianto, ma poi c'è tutto il prima e tutto il dopo. È andata bene, come si vede, è andata bene, insomma, qui si vede alla fine che è un bel risultato. Sono stata presa in carico dal sistema sanitario nazionale, da quello di Arezzo nel 74, quando è stata scoperta la mia malattia di fegato autoimmune, e da lì sono stata curata, coccolata, tenuta bene e portata avanti, come si vede, nel tempo. Prima del trapianto, prima quando ancora non si pensava al trapianto perché praticamente non c'era, sempre portata avanti, poi sono stata presa in carico dal dottor Caneschi per il trapianto e poi dopo da lì, adesso con la dottoressa Pino e il dottor Rossi, sono curata e ogni volta che c'è un problema sappiamo dove rivolgersi e come rivolgersi. Io ho una malattia autoimmune e anche io sono seguita dal servizio sanitario qui ad Arezzo, in particolare dal reparto di gastroenterologia, e poi c'è un gruppo, praticamente un
un coordinamento ad Arezzo, il day service, seguito da delle persone stupende e che ci seguono giornalmente, mensilmente. La differenza la fa la persona, oltre al servizio che funziona bene, perché avere persone che ti rispondono, con il sorriso, sono sempre pronte, come il nostro Stefano Fragai, oltre ai medici che ho già citato, che è sempre perfetto per noi, è ovviamente una sicurezza che ti fa star bene. Noi ad Arezzo siamo molto fortunati ad avere una struttura di questo tipo che ti segue passo passo per tutte le problematiche e quant'altro. Una delle emergenze del nostro tempo è quella della molestia alle donne. Ad Arezzo sembrano essere numerosi i casi di donne che sono state importunate presso parcheggi pubblici, parchi o per strada. Dopo la denuncia pubblica di una ragazza di 20 anni che ha raccontato di essere stata aggredita nel parcheggio Cadorna ed essere stata minacciata con un taser, una pagina social gestita da giovani aretini sta pubblicando in queste ultime ore altre numerose segnalazioni di donne che sarebbero state molestate in diverse zone della città. Tra queste c'è la testimonianza di una donna che abita in centro, a pochi passi da Piazza San Francesco, e che dice: «È traumatico anche solo arrivare al vicino supermercato, ho paura di mettere una gonna». Altra testimonianza arriva da una ragazza che racconta che mentre si trovava in pieno giorno lungo via Vittorio Veneto a Saione sarebbe stata seguita da un'auto e il guidatore le avrebbe rivolto apprezzamenti accostandosi al marciapiede. Un'altra storia arriva dal Parco Giotto. Qui una donna racconta di essere stata disturbata e aggredita verbalmente. Alcune delle testimonianze sono accomunate da un dettaglio che poi tanto dettaglio non è. Le molestie si sarebbero svolte davanti agli occhi di tante persone che, non curanti, non avrebbero aiutato le donne prese di mira. Futuro della Casa della Musica replica le indiscrezioni. Interviene il soprintendente della Scuola di Musica di Fiesole. È un rammarico lasciarla. È stato Ghinelli a interrompere ogni trattativa e rifiuta ogni altra proposta di dialogo. Tirata per la giacca più volte per la fine del contratto con la CAMU, la Casa della Musica di Arezzo, la Scuola di Musica di Fiesole scrive una nota alla stampa per alcune precisazioni. Intanto la gestione e l'esperienza della CAMU sono interrotte con rammarico, spiegano da Fiesole, un'attività che ha ospitato alcuni corsi accademici di primo livello, attività che nonostante gli investimenti fatti non è riuscita a interessare il tessuto aretino, tanto che gli iscritti al corso AFAM sono attualmente solo 7. Peraltro, proprio nel tentativo di scongiurare la chiusura voluta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, il sovrintendente De Santis aveva avviato mesi fa un tavolo di lavoro con il sindaco Ghinelli, che però ha interrotto le trattative in maniera piuttosto brusca lo scorso settembre. In proposito, sia sovrintendente che direttore artistico della scuola avevano ipotizzato, nel solco del ciclo di concerti denominati Arezzo Classica e dei trascorsi musicali di Arturo Benedetti Michelangeli, che aveva suonato ad Arezzo, di organizzare masterclass di altissimo livello, ipotesi che avrebbe potuto portare nuovamente ad Arezzo musicisti di chiara fama. Pare che questa idea non si sia concretizzata per l'interruzione brusca dei rapporti da parte di Ghinelli al tavolo di lavoro di qui sopra. Tutto ciò premesso, conclude la nota, la scuola rimane aperta a nuove ipotesi di dialogo, benché recentemente negate dall'amministrazione comunale di Arezzo. Torniamo alla cronaca. Rottura accidentale del tubo del gas e condomini costretti a uscire di casa. È accaduto ad Arezzo. Momenti di apprensione in via Giovanni XXIII ad Arezzo, zona San Donato, dove vigili del fuoco e polizia municipale sono dovuti intervenire a seguito di una fuoriuscita di gas causata dalla rottura accidentale di una tubazione. L'intervento è avvenuto nel primo pomeriggio. I condomini, per motivi precauzionali, sono dovuti uscire dalle loro abitazioni e fatti rientrare dopo l'intervento di messa in sicurezza. La zona, come osserviamo, è stata delimitata. Sul posto hanno operato anche i tecnici, mentre vigili e polizia municipale hanno garantito la sicurezza degli operatori. Altro intervento compiuto dai vigili del fuoco in viale Santa Margherita a causa dell'incendio di alcuni cassonetti. L'intervento, pur non essendo stato particolarmente complesso, ha richiesto comunque un po' di tempo. Non si segnalano conseguenze per le persone. Servizi sociali alle persone, varato un nuovo modello, lo annuncia il vice sindaco di Arezzo Tanti dopo la giunta che anticipa il consiglio comunale di giovedì alle 14.
Un percorso di coprogettazione rivolto agli enti del terzo settore per la realizzazione di attività di trasporto sociale di disabili e anziani fragili a mobilità ridotta residenti nel comune di Arezzo, verso i centri diurni di socializzazione e assistenza. È quanto approvato questa mattina dalla Giunta Comunale, che ha predisposto tramite gli uffici competenti del comune l'attivazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la conseguente individuazione del partenariato e per la formulazione delle proposte di progettazione di servizio. Un modello nuovo per l'offerta di servizi sempre più puntuali e rispondenti alle esigenze degli utenti, che in questo caso specifico sono le fasce più deboli della popolazione, ha commentato il vice sindaco Lucia Tanti, valorizzando il principio della sussidiarietà orizzontale anziché quello della concorrenza e sulla base del concetto di amministrazione condivisa sancito dalla Corte Costituzionale, abbiamo scelto la strada della coprogrammazione e coprogettazione, che vedono pubblico e privato con funzione sociale insieme per individuare da una parte i bisogni da soddisfare, gli interventi da programmare e le risorse da quantificare per la loro realizzazione, dall'altra per definire e realizzare specifici progetti di servizio di intervento finalizzati a soddisfare bisogni specifici. L'attuazione del progetto, per il quale l'amministrazione ha stanziato 180.000 euro, è previsto a decorrere dal 1 marzo fino al 31 dicembre di questo anno. Andiamo adesso a Città di Castello. Il presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, ha visitato la mostra dedicata a Raffaello da giovane. Si è conclusa a Città di Castello, nella Pinacoteca, la straordinaria mostra dedicata a Raffaello Giovane. Ciliegina sulla torta, la visita a sorpresa del Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI e anche a suo tempo vescovo di Arezzo, che sentiamo in questa intervista insieme al sindaco Luca Secondi. Io credo che la mostra che ho visto stasera sia una grande catechesi attraverso l'arte. Prendere un'opera come quello che abbiamo visto di Raffaello, del Penturicchio, del Signorelli, del Perugino e leggerla ci riporta tutti quanti i contenuti della nostra tradizione biblica, antico testamentaria e nuovo testamentaria, quindi cristiana. Allora ecco, io ho trascorso una giornata di grande sollievo spirituale perché ho intravisto, ma non solo per me, ma anche per i giovani, per i nostri ragazzi, la possibilità di una grande catechesi attraverso l'arte. Con il Cardinale Bassetti si certifica la qualità elevata che questa mostra ha rappresentato non solo per il nostro territorio ma su un panorama nazionale e internazionale. Un successo di pubblico, di nostri concittadini, di tanti turisti, ma soprattutto anche un pubblico e un interesse di qualità. Ritengo doveroso spendere parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalle curatrici, quindi tutti gli operatori della Pinacoteca Comunale. Questo è un messaggio importante che Città di Castello offre, perché il suo patrimonio culturale ha una rilevanza internazionale. E adesso una bella notizia: è nato in ambulanza grazie alla prontezza dell'operatrice del 118 che ha ricevuto la chiamata circa l'imminente parto in auto di una donna. Mamma Eleonora, assistita dal marito, era pronta a far nascere il piccolo Giorgio dunque sul posto tra Subiano e Capolona. È arrivata l'ambulanza con il dottor Genk Capsiu e l'infermiere Cristiano Romani. Dopo soli 3 minuti dalla partenza è nato il piccolo Giorgio, un bambino sano di 3 kg e 180 grammi. Dopo il taglio del cordone ombelicale e l'accertamento dello stato di salute di mamma e bambino, i due sono stati trasportati al San Donato, accolti dallo staff del reparto di ostetricia e ginecologia. Danneggia una serie di vetture nel centro storico di Città di Castello. Viene arrestato dai carabinieri, i particolari in questo servizio. Aveva pensato bene di passare un capodanno alternativo. Quanto alternativo forse lo sapeva lui e basta. Fatto sta che 10 giorni dopo l'accaduto si ritrova rinchiuso nel carcere di Perugia. Si tratta di un uomo di 25 anni che durante la notte tra il vecchio e il nuovo anno si sarebbe reso responsabile di numerosi danneggiamenti e furti in autovettura nel centro storico di Città di Castello. L'uomo era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Citerna, intervenuta sul posto dopo che alcuni proprietari delle auto danneggiate si erano accorti di quanto stava accadendo e avevano dato l'allarme. Dopo aver approfondito alcuni aspetti della vicenda e raccolte prove a suo carico, come la rottura di alcuni vetri di auto parcheggiate,
o la manomissione dei fili per mettere in moto e rubare il veicolo, i carabinieri hanno denunciato il 25enne alla Procura della Repubblica di Perugia. L'uomo era al momento sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico. Il magistrato di sorveglianza, ritenendo sufficiente il quadro indiziario a carico dell'uomo, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 25enne si trova adesso rinchiuso nel carcere di Perugia Capanne a disposizione dell'autorità giudiziaria. Raid dell'Adresco in un'abitazione di Monte San Savino. Ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione, trafugando una serie di oggetti. L'episodio ha anche un altro risvolto, se vogliamo, amaro. Il cane degli inquilini, un Yorkshire di nome Mia, che al momento della irruzione dei malviventi si trovava all'interno dell'appartamento, è scomparso senza lasciare traccia. Gli stessi proprietari hanno quindi diffuso un appello via social per ritrovare il proprio animale. Vediamo quali sono gli appuntamenti in programma questa sera sulla nostra emittente, subito dopo il TG delle 20.30. Potrete assistere a 9.10. In questo numero un reportage sul disagio avvertito ad Anghiari per la carenza di un numero adeguato di medici ambulatoriali. Seguirà Bengodi con Alex Revelli Sorini e Roberto Francini, questa sera dedicato alla formazione professionale. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.